l'allargano e io la stringo in uscita. Giusto, me lo dici sempre che si deve stringere in uscita. Pennella, la pennella, ma... Non hai capito. Ah, beh, giusto, giusto. Segnamenti di vita. Sei pronta? L'accesa? Quasi. È accesa quella davanti? Sì. Vai. Anche questa volta la freccia la spegniamo la prossima volta. Sì. Inizia la salita dello Stelvio, che è una delle strade che mi galvanizza di più a livello di guidato, perché l'ho sempre trovata pulita, quindi non ho paura, e perché comunque è abbastanza larga dal lato lombardo, dal lato trentino un altro discorso. Occhio, ma porca... guarda qua che fanno incidenti. Ma chi? Ehi, quello dietro di te. Ah, quello che ha superato in questa maniera. Mamma mia. Cioè, ma poi perché poi non vedo un c***o qua. Ma infatti se non vedo non vado. Ma ti pare che vado a rischiare di ammazzarmi? Ma poi che c***o, ne so che scendo un camion, ma anche un altro in moto. Cioè, una qualunque cosa scenda. A few minutes later. Bestia, questi sono pazzi. Adesso si fa un incidente. Non sono normali, no, hanno problemi. Probabilmente gli piace morire. No, vabbè, veramente. Poi vedremo tutti i filmati, veramente la gente sta male. Se andassero tutti piano. Moments later. Non so se la vuole allargare ancora un po' di più. Boh. Ma hai visto dove è andato a fare la curva? Sì, ho visto. Comunque alla gente piace proprio superare in contromano, eh. Occhio Luna, che questo lo vedo molto in contromano spesso per superare, eh. Quindi se superi metti la freccia prima che ti tira sotto. More moments later. La gente si vede che gli piace proprio rischiare di morire così. Ah, c'è da fare il segno della croce. Ma veramente oggi ne ho già visti troppi che ha rischiato. 1 minute 37 seconds later. Porca miseria. Ma ha rischiato, eh. Ha rischiato. 15 minutes later. Occhio. Oh, aiutatelo. E come faccio a lasciarlo qua in discesa? Io non riesco a aiutarlo. Ok. Occhio che ti esce un po' di olio. Ok, sì, I hope it goes. Ok. Mi domandavo come facesse la gente a cadere sui tornanti, l'ho visto in diretta. Guarda anche questi. A few moments later. Guarda un altro. Ecco un altro. Appena finito di dirlo. No, aiutatelo. Aspetta che però qua. Oh,
Ok, ce l'hanno fatta da soli. Ma oggi è la giornata. Oggi è la giornata da boh. Però adesso che è lì così cosa fanno? No, veramente, ma che ansia, che paura. Porca puttana. Niente. Noi andiamo. Meanwhile. Lato Trentino un po'. Ma anche come paesaggio, secondo me, è più bello qua. Là ci sono i muri. E mette Lady KTM nel mirino. E poi parte sempre il tratto racing del video in questa zona. Tratto racing, ma nei limiti di velocità. E non ci riuscirai tanto. Comunque mi stanno continuando a tipo ad andare contro dei deltaplani. C'è meglio con l'inganno. Chissà se sono riaperti i bagni di Bormio. Cioè alla fine come fanno con la spa? Ma in teoria avevo letto metà giugno. Ah. Per saune eccetera. Ah, mi fa le domande poi mi supera. Che infame. Che infame. Ti voglio distrarre. Attenzione, Lady KTM parte. Sembra che gratti. The Great Eros. Che Great Eros. Slanci di modestia giganteschi. Sì, appunto. Ti faccio passare. Vabbè, mi hai fatto passare, ma così non è divertente. Perché poi ti posso ripassare con l'inganno della cadrega. No, non lo accetto di essere fatto passare così. Torna davanti. Se sorpasso deve essere un sorpasso vero. Com'è, tipo un motociclista vero mette avanti, esce con la pioggia? Oppure il motociclista vero sta a impennare? Non ho capito, ma fa niente. Ho detto tipo che, come dicono quelli che dicono che il motociclista vero esce con la pioggia. Ma a me la pioggia non piace. Neanche a me. Cioè preferisco andare in macchina quando c'è la pioggia, perché posso mettere il riscaldamento, posso... Oh, non mi bagno soprattutto. E non rischio di morire ad ogni curva. Esatto. E la mette nel mirino. Però questo tratto difficile perché è molto curvilineo e siccome la sicurezza non è un optional, è difficile superare. Attenzione, stretta. E no, qua non si riesce. La pennella esce largo. Con gli sci? Qui. Galleria. Occhio che qua è brutta in curva e non si vede un tubo ed è buio. Rovine di chissà quale epoca, corinzia, bizantina. L'allargano e io la stringo in uscita. Giusto, me lo dici sempre che si deve stringere in uscita. La pennella, ma... Non hai capito. Ah, e beh, giusto. Segnamenti di vita. Anche io non riesco a superare questo qua. Gaming facile. Diciamo che sui tornanti come fai a superare? No, infatti. Qua c'è il semaforo. Sperando, ecco, rosso.
la supera con l'inganno. È l'inganno della cadrega questo, però, eh. Aspetta che vado davanti alla macchina, che così non me la becco dopo davanti. E anche la fotocamera qua del nuovo iPhone. Porca miseria, che roba. La funzione grandangolo, guardate qua come si vede.